Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi è 1º maggio ed è lunedì, però una cosa che vi voglio dire, come avete letto dal titolo, sono i miei preferiti di aprile e metà farò due video in uno, nel senso che farò il primo video, farò ad esempio vedere i preferiti di aprile appunto, e nell'altro video spiegherò qualcosa che farò in questo mese di maggio, quindi vi dirò un po' della mia vita. Non vi dirò proprio della mia vita, però vi dirò cosa voglio fare e quali saranno i miei preferiti di maggio, quindi preferiti di aprile e preferiti di maggio che ancora deve venire, quindi perché oggi è 1º maggio. Iniziamo con le canzoni. Io non ve le posso far vedere perché il telefono non se lo devo caricare, quindi non la posso prendere. Però la prima cosa che la prima canzone è Cheerleader, Omi di Omi, però io non la finisco di cantare perché già non mi sono abituata, quindi io la amo questa canzone, non so come smettere di cantarla. Poi un'altra canzone che è da tanto che c'è è Shape of You, che non sapete tutti qual è Shape of You, cioè se non la sapete, ciao. I know that like the shape of you, push you and me let you, no. I love you too badly, just like you. Quindi questa qua non la smetto di cantare. E quella che è uscita da, diciamo, un mesetto massimo, sì, da aprile, marzo, no, marzo non dico, però aprile, inizio aprile è Despa, no, nemmeno da aprile, da marzo. È da marzo che esce, è uscito. La fine di marzo, sì. Pasito, pasito, same, same, pasito, navegando pochito a pochito. Quindi queste qua sono le tre canzoni che io amo di più. Passiamo poi ai trucchi e alle varie creme. I trucchi ce l'ho qui dentro, e ora vi faccio vedere qual è che io amo di questo mese. Iniziamo dal fondotinta, che sono questi due, che io ne ho 5 di fondotinta perché ho comprato anche tante altre cose. E quelli che mi sono piaciuti di più questo mese sono questo qua della Tertium e questo qua della Folia, che hanno differenze molto strane. Infatti questo qua però lo vedete un po' più scuretto, invece è chiarissimo, che sembra metto il colore della pelle, mentre questo qua fa una pelle davvero molto scura, come se fosse stato sotto una lampada per circa un'oretta, mezz'oretta, una mezz'oretta, un'oretta. Quindi questi due sono stati i miei preferiti di questo mese. Poi passiamo agli ombretti. Gli ombretti, niente, di questo qua però mi è piaciuto solo questo. Palettine. Poi, vabbè, a parte gli ombretti che mi sono piaciuti di più, sempre gli altri mesi anche, non li vedo tutti, sono stati questi tre, mentre gli altri intanto, e di blush, questo qua, che è color pesca. Questo qua è stato il mio preferito, questi qua. E poi ci sono tanti altri, però non mi piacciono, cioè non sono, cioè, questi qua erano i miei preferiti. Poi di mascara io ce n'ho 5 lo stesso, e i miei preferiti sono stati questo, la Lady Venezia, e questo qua lo stesso della Lady Venezia. Però dire, hai due mascare uguali? No, questo qua che vedete ha questo pennellino che fa le ciglia molto più alte e abbastanza belle, mentre questo qua ha il pennellino semplice, così, e fa le ciglia molto luminose. Quindi sì, avevo anche l'eyeliner, solo che l'eyeliner ora c'è la mia cugina perché si sta toccando le grande a matrimonio, non mi ricordo quando, quindi c'era lei che gli serve, però io ce n'ho un altro, però che non mi piace proprio perché è viola, lasciamo stare.
I rossetti ce ne sono tantissimi. Iniziamo però, voglio farvi vedere prima, diciamo un po' il burro cacao. Il burro cacao, questo qua assolutamente. Poi c'è un altro che ce l'ho da nonna, che non ho qua purtroppo. I rossetti che mi sono tantissimo questo mese sono questo, fatemi vedere, e questo. Poi ho trovato anche questo cuoricino. I need your time. Sono tre, l'altro è rosso, però non ce l'ho. Il primo è stato questo. Questo qua è al terzo posto. Poi al secondo posto c'è questo. Al terzo posto c'è questo, che questo qua lo sto amando follemente, raga. Cioè non capite quanto. Un attimo solo, devo fare un po' una cosa diversa. Aspettate, voglio farvi vedere. Questo qua, vabbè, non si può fare, quindi sono stati il primo, questo appunto, quindi questi tre sono stati i miei preferitis. Tutta questa roba è stata il mio preferito da prendere. Poi facciamo vedere i preferiti, le creme, in realtà ne una sola. Quindi non ne ho molte, però tutte quante le creme mi sono piaciute, però la prima che mi è piaciuta di più è stata questa qua, questa qua, della Botanica, crema multiuso, corpo, viso, mani, corpo, che non odora tanto, però mi piace molto. Sembra tipo un po' il giglislime, non so se si capisce. Un attimo, perché c'è sto coso qua che dà fastidio. Intanto che mi sono sporcata tutta. Quindi me la metto adesso. Allora, praticamente questa qua l'ho comprata che non l'ho comprata tipo in un supermercato, queste cose qua. L'ho comprata su Amazon. Sì, su Amazon la potete trovare a 7 euro, 7,50, non mi ricordo, però mi pare sui 7-8 euro. Io l'ho comprata, vi dico anche il perché. Perché, un attimo, però. Perché siccome io uso tantissimo le creme e queste qua mi sono andate a formare anche le sopracciglia come le voglio io, quindi questa qua è buona. Mettiamo la crema e dobbiamo andare a tamponare. Quindi dovrebbe uscire una cosa di questa. Quindi sì, questo qua è questa qua è la crema, la Botanica, cioè sembra tipo Jiggly Slime, non so se si vede un attimo. Vedete come si muove? Crema nuova, si sparge.
mesi cosa sono stati i preferiti di aprile. Credo che non potrò fare quelli di marzo adesso, però li porterò su, cioè quelli di maggio, scusami, però li porterò subitissimo, quindi li porterò alla fine di maggio oppure nel mese di maggio, no, anzi no, alla fine di maggio. Quindi sì, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao. Comunque, un'informazione che vi volevo dare è che quello che mi sono dimenticato di dire all'inizio è che iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e adesso ho cambiato, se arriviamo a 5.000 like e anche a scusatemi, a 50 visualizzazioni, credo che farò un altro di questo sempre di aprile, oppure della compilation dei miei musicali. Quindi non lo so ancora, però sì, farò una compilation dei miei musicali. Quindi vi mando un bacione forte. E se volete seguire sui musicali, mi chiamo LudiGrasso06. E anche su Instagram mi chiamo LudiGrasso06. E se volete su Facebook, LudmilaGrasso. Poi, se volete seguirmi su Twitter, mi chiamo LideCrazins. E questo credo che se arriviamo anche a 55.000 like. No, 55 visualizzazioni, vi dico un po', vi farò il mio Draw My Life, quindi un bacione al prossimo video. Se volete Draw My Life, come ho detto, 55 like. Perché dico like? Visualizzazioni. Ciao! Fuck you, 10.